a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio fare una Midori, però visto che siamo in un periodo un po' particolare, quindi difficile reperire il materiale, a volte quasi impossibile, ho pensato di fare, o perlomeno cercherò di fare, qualche video semplice in modo da dare la possibilità a tutti di provare a farlo. E soprattutto cercando di utilizzare meno materiali particolari possibili, perché immagino che non tutti abbiate determinati particolari. Quindi oggi ho pensato di fare una Midori, ma di utilizzare per fare la mia copertina un sacchetto qualsiasi. Io utilizzerò questo, così facciamo anche del riciclo. E tutto sommato immagino che un sacchetto del genere tutti quanti in casa lo possiamo avere. Quindi cominciamo subito con il recuperare la carta per fare la nostra copertina. Andiamo ad aprire il nostro sacchetto e a recuperare la carta che ci serve per realizzare la nostra copertina. Allora, io ho ritagliato due pezzi di carta molto così grossolanamente con la forbice dal mio sacchetto perché praticamente voglio fare, per realizzare la copertina voglio utilizzare due fogli, quindi li andrò ad incollare uno sull'altro. Intanto li ho tagliati leggermente più piccoli perché voglio utilizzare la mia taglierina per tagliarli della misura giusta. Chi non ha la taglierina con righello e matita si segna i contorni e poi taglia con la forbice, ma visto che io ho la taglierina preferisco farlo in questo modo. Quindi ho detto che allora andrei prima a tagliare da questo lato in modo da realizzare un taglio netto così, in questo modo. Ok. Ora andiamo ad addrizzare la mia carta perché avendo appunto la taglierina mi permette di fare questo discorso qui. E adesso vado a tagliare abbiamo detto 27, quindi vado a tagliare il mio 27 così. Per 17 e mezzo. Per 17 e mezzo, che è qui. Così. Praticamente questa sarà la copertina della mia Midori. Ma adesso cosa vado a fare? Vado a ritagliare anche questa parte, devo ritagliare anche questa parte della stessa misura, ma io quasi quasi faccio così. Allora vado ad incollare prima i due particolari e poi li vado a rifilare con la taglierina. Allora, una cosa che però voglio fare prima di fare questo lavoro, visto che non ho intenzione di ricoprire completamente la copertina, oggi voglio fare un lavoro un po' diverso. E voglio decorare questa carta perché questa carta così effetto vintage marroncina mi piace così com'è. Quindi cosa vado a fare? Visto che ci sono i segni, vedete delle piegature che non sono belle, io vado a rendere la cosa tutta più uniforme facendo questo lavoro qui. Vado a stropicciare la mia carta così. Quindi a questo punto la mia carta rimarrà sì stropicciata, ma in maniera più uniforme, tutta nello stesso modo, in questo modo qua. Ok, lo stesso vado a fare con questa. È una cosa strana, però l'effetto finale poi verrà bello.
Ok. Fatto questo lavoro, così, vedete che è irregolare, sì, ma particolare. Vado ad incollare una parte sull'altra i miei due fogli di carta. Per fare questo posso tranquillamente utilizzare la colla stick per la carta. Quasi finito questo tubettino qui, dopo ne vado a prendere un altro. Allora, quindi vado in questo modo qui ad incollare la mia carta. Ok. Incolliamo bene. Una volta incollato bene le due parti, soprattutto mi raccomando, qui sui bordi vado a rifilare nel posto giusto, sempre utilizzando la mia taglierina, così. Questa è la nostra copertina. Qui non ho tagliato bene vicino vicino, ma lo posso rifilare con la forbice. Ok, va bene così. Allora vi ridò le misure, così ve le confermo, ve le ho dette prima, ma almeno adesso ve le dico bene bene. La copertina è un 27 scarso, perché adesso ho stropicciato la carta, per un 17 e mezzo scarso, perché ho stropicciato la carta dopo averla tagliata. Se voi volete delle dimensioni più grandi, vi consiglio di stropicciare bene la carta e poi tagliare anche la prima parte, perché chiaramente stropicciata si rimpicciolisce un pochino. Comunque non importa, va bene anche così. Allora, adesso cosa ho intenzione di fare? Praticamente voglio fare questo lavoro qui con il distress. Vado a sporcare il tampone, ma lo devo tenere proprio leggero. Vado a sporcare la mia copertina. Vedete che nelle parti che sono stropicciate praticamente rimane leggermente più scuro. Adesso io lo passo tutto e poi ve lo faccio vedere vicino alla telecamera, così magari si capisce meglio quello che intendo. Comunque, dove ci sono le pieghe della stropicciatura si vede meglio l'effetto del mio distress. Quindi vado ad accentuare ancora di più praticamente l'increspatura che ho creato stropicciando la carta in questo modo qua. Così. Lo facciamo anche chiaramente nella parte dall'altra parte, interna o esterna, non ha importanza in questa fase, quindi andiamo a fare tutte e due le parti nello stesso modo. Ora vi faccio vedere l'effetto da vicino, così capite quello che intendevo. Vedete dove ci sono, dove c'è la carta stropicciata? Si vede il distress più scuro. Quindi questa è la mia copertina che ho intenzione di fare così. Adesso pieghiamo a metà, così abbiamo già il nostro centro di riferimento. Ok, perfetto. Schiacciamo bene così. Allora, praticamente stavo pensando di fare una cosa, di fare lo stesso lavoro che ho fatto su questa carta, su uno dei miei, delle mie stampe, dei centrini. Potrebbe essere questa quadrata, no, no,
Allora, o questo o questo. Allora, questo qui. Stavo guardando la misura perché deve starci tutto. Ci sta sia questo che questo. Sì, ci stanno tutti e due. Allora, facciamo così. Taglio questo. Allora, lo ritaglio con la mia forbice. Questi sono i download digitali che trovate sul mio canale, sul mio shop online, Creations Candida su Etsy. Vi lascio il link nella descrizione, come faccio sempre, insieme al link del materiale che utilizzo. Questo è il centrino ritagliato e adesso stavo praticamente quasi pensando di fare la stessa cosa che ho fatto per la base della mia copertina. Quindi facciamo così, stropicciamo anche questo in questo modo qua. Così. Apriamo bene. Eccoci. E adesso con il mio distress vado a sporcare anche questo centrino nello stesso modo che ho fatto per la base. Così intanto apprenderà il colore più giusto, un po' più vintage come la base. E andiamo anche qui a renderlo un po' stropicciato con lo stesso riferimento che c'è nella parte sotto. Ok. Senza esagerare, lo lascerei anche solo così. Ok, non è il caso di farlo tanto, tanto scuro. Quindi ora non mi resta che andarlo attaccare al centro, in modo che si vede poi sia sul fronte che sul retro della mia copertina. Quindi solita colla. Mi raccomando, soprattutto sui contorni, perché devono rimanere ben attaccati. Vado a mettere la colla dappertutto. Direi che ci siamo, se poi qualche parte non è incollata bene lo possiamo sempre aggiungere dopo. E vado ad incollarlo qui al centro. Facciamo così. Perfetto. Prendiamo il nostro piegatore in osso, così schiacciamo bene. Ok, così andiamo a schiacciare bene tutti i bordi che direi che sì, sono incollati bene. Andiamo nuovamente a piegare, così anche il nostro centrino prenderà la sua forma corretta. E vado sempre ad incollare bene. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare i buchi e a passare gli elastici per poter inserire dentro i libricini della Midori. Come prima cosa andiamo a centrare, a segnare il centro della mia Midori. Allora, qua siamo a 17,4, quindi a 8 e 7 vado a fare il mio centro qui, vado a segnare, vediamo un po' se è giusto. Sì, qui. Dopodiché vado a fare ancora 4 puntini e li faccio a 1 centimetro dal bordo,
e mi distanzio di praticamente facciamo un 7 mm, direi che può bastare. Quindi faccio 7 mm da un lato e 7 mm dall'altro, così. E qui ho lasciato, come vi ho detto, un centimetro. Idem facciamo dall'altro lato, lasciamo un centimetro dal fondo e vado a segnare 7 mm. Queste misure sono, cioè, se non sono identiche al millimetro, non succede niente, chiaramente. Io ho deciso di farlo così. Sono 7 mm per parte, praticamente. Adesso con un puntaruolo che ho qui, meno male, l'ho trovato abbastanza in fretta perché non l'avevo preparato come al solito, vado a fare i fori in corrispondenza dei segni che ho fatto con la mia penna, in questo modo qui. Apriamo tutti i fori. Così. Fori che chiaramente abbiamo fatto passare bene da tutte le parti, li allarghiamo un po', così, in questo modo. E adesso vado a far passare l'elastico che mi servirà per tenere ferme i miei quadernini che andrò ad inserire dentro la Midori. Allora, elastico, utilizzo questo elastico sottile, io ce l'ho bianco, ma se ce l'avete anche nero non importa. Allora, cosa facciamo? Prima dobbiamo andare, ci occupiamo del centro dove inseriremo l'elastico, che sarà quello che ci permetterà di chiudere la nostra Midori. Quindi facciamo più o meno una cosa del genere, andiamo più o meno a prendere una misura di quello che potrebbe essere, quindi tipo questa, ci lasciamo un po' di margine per fare un nodo e quindi andiamo a tagliare così, sufficiente. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire tutti e due questi elastici all'interno del foro che ho fatto al centro, per cui questo qui lo vado ad allargare un po' di più perché chiaramente ho di bisogno per far passare gli elastici. Facciamo il primo, che passerà con facilità perché c'è spazio, così, e adesso facciamo passare anche il secondo e lo facciamo uscire dall'altro lato, così. Ok, ora mettiamo i fili uguali qui, così, perfetto. Calcoliamo quanto deve essere l'elastico, io direi che così è perfetto, e dentro andiamo a fare un nodo. Non uscirà, non uscirà più, ok? Così abbiamo fatto la nostra chiusura. Mentre, per quanto riguarda invece il passaggio negli altri posti, facciamo in questo modo. Allora, cominciamo con il passare dall'interno. Allora, allarghiamo anche questi perché altrimenti entriamo con difficoltà. Così, li allargo bene tutti. E così, ok. Quindi entriamo da questa parte, non taglio ancora il filo perché lo taglio alla fine, passiamo nell'altro foro in modo da lasciare praticamente solo sul retro della mia Midori si vedranno solo i due pezzettini orizzontali, poi rientro dritta qua, così. E poi rientriamo dal retro. Ok, quindi abbiamo
fin troppo filo, così. Andiamo a legare da questa parte, così. E adesso con la forbice andiamo a tagliare gli elastici più corti, perché non servono così lunghi. Tagliamo anche quello interno, così. Uno e due. Ok. Quindi cosa abbiamo creato? Praticamente due elastici per poter inserire i nostri libricini. Sul retro della mia Midori abbiamo praticamente solo questi due passaggi di elastico piccolino e il centro dove c'è l'elastico che servirà per chiuderla. Ora, praticamente io avevo pensato di fare questa misura perché uno dei due quadernini che inserirò all'interno sarà uno di questi quaderni standard che trovate dappertutto a dei costi veramente irrisori. Quindi la Midori va bene per questa misura. Ora vi faccio vedere, anche se poi decorerò il contorno del, cioè il frontale del mio libricino, però vedete che questo qui entra bene ed è, vedete che la Midori è stata fatta per contenerlo. Però allora questo lo tiro di nuovo fuori perché poi voglio foderare con della carta i frontali, perché così chiaramente non mi piace. Però voglio anche farvi vedere come realizzarvelo da voi, nel senso che è semplicissimo, è una cosa che si può fare ed è anche una cosa più personale se vi fate voi il quadernino, ed è una cosa veramente semplice. Allora, per fare il quaderno io cosa ho fatto? Ho già tagliato, perché chiaramente non volevo perdere tempo a farvi vedere come tagliavo i fogli, perché non è necessario. Allora, la copertina del mio quaderno avrà praticamente questa carta, che è una delle mie carte dei miei pacchetti digitali che trovate sul mio negozio online. Allora, io l'ho già ritagliata della misura giusta, che è questa, ve la dico. Praticamente ho tagliato 24 per 16,6, un po' meno di 17. L'ho fatto in modo che chiaramente vedete il quaderno rimanga leggermente più piccolo della mia copertina. Dopodiché, nello stesso modo, ho praticamente ritagliato una ventina, forse più o meno saranno, sì, una quindicina di fogli, dei semplici fogli con gli 80 grammi da 80 grammi, che sono i semplici fogli che si utilizzano per fare le fotocopie. Quindi ho ritagliato anche questa quindicina di fogli delle stesse dimensioni della copertina, 24 per 17 scarso, ed è tutto. Vedete, adesso io le metto così, sono uguali. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare nient'altro che andare a rilegare i nostri fogli, e lo facciamo semplicemente con ago e filo. Allora, mettiamo la nostra copertina qui sul retro. E adesso vado a fermare il tutto con delle pinze. In questo modo. Così i miei fogli non si muoveranno. Ok. Ora con la matita vado a segnare dove voglio cucire i miei fogli. Allora, intanto vado a segnare la metà, così ho un riferimento di dove fare i miei fori. Quindi andiamo intanto
12 24, quindi a 12 facciamo una linea. Dopodiché qui abbiamo detto che siamo a 17, quindi vado a segnare a 2 centimetri, a 6 centimetri, a 11 centimetri e a 15 centimetri. In questo modo abbiamo tenuto praticamente dal bordo 2 centimetri e poi 4 centimetri dal foro successivo, sia sul lato di sopra che sul lato di sotto. Adesso stessa cosa, andiamo a forare col nostro punteruolo. Quindi foriamo tutti i fogli, che essendo bloccati con le pinze rimangono lì immobili, così. E facciamo l'ultimo. Attenzione a non bucarvi le dita, perché ve lo dico, perché mi è già successo, perché non è piacevole. Allarghiamo i buchi dalla parte esterna, così non abbiamo poi problemi con l'ago e il filo. Ora con il mio ago e il mio filo vado a cucire il mio quadernino. Qui lasciamo un po' di filo perché ci servirà poi per chiudere. Quindi facciamo così. Ora come cucire, io faccio un po' di passaggi in modo da star tranquilla che non si apra. Quindi siamo ancora qua. Di nuovo nell'interno. Qui. Qui, di nuovo da questa parte. Ora, intanto fermo il filo in questo modo qui, lo passo giusto per fare una chiusura, poi taglio il filo e qui vado a fare un nodino. E così il nostro quaderno è cucito. Adesso però ci resta da fare ancora una cosa. Allora, togliamo i nostri ganci che bloccano, pieghiamo il nostro quaderno sulla cucitura, che è qui, perfetto, lo schiacciamo bene in questo modo. Vedete, schiacciato bene. Allora, questo è il nostro quaderno, ma come funziona? Che adesso che l'abbiamo piegato, le pagine interne vengono spinte fuori, visto che ce ne sono un po', quindi dobbiamo andare ad uguagliarlo. Per cui prendiamo il nostro tappeto per il taglio, la nostra riga metallica e semplicemente allora ci mettiamo sul bordo della nostra copertina, che è giusta come dimensione, e poi col cutter dobbiamo semplicemente andare a togliere le pagine centrali che sono debordate in questo modo qui. Quindi vedete che adesso il libricino ha tutte le pagine uguali. Ora voglio fare un'altra cosa. Allora andiamo a togliere qua tutta questa. Quindi il nostro libricino praticamente ha le stesse dimensioni, vedete che l'ho fatto proprio uguale, del libricino che trovate in qualsiasi supermercato o cartolibreria. Allora voglio passare con il distress nero il contorno del mio quaderno, quindi in questo modo qui, così. Ok,
passo anche le pagine così, perché adesso vado a ricoprire l'altro quaderno, però in realtà voglio lasciare un pelino di nero originale del mio quaderno che si vede, quindi adesso per coerenza vado praticamente a sporcare anche questo in questo modo qui. Ok, adesso vado a ricoprire uno dei due quaderni, quindi utilizzo uno dei miei fogli, sto utilizzando questi perché così continuo a stampare, posso fare tutti i miei lavori senza il pericolo che mi finisca la carta. Allora vado a togliere i miei bordini perché la mia stampante non stampa fino al bordo, quindi mi esce il bordino bianco, ma non c'è problema, io lo tolgo così. E adesso decido come tagliare la carta da inserire sulla mia copertina. Allora, voglio che questo sia uno. Quindi, allora, devo farla 16,8 per lasciare un po' di bordo, per 11,6. Allora vado a tagliare 11,6, vediamo se prendo tutto il fiore, sì, ok, per, non voglio sbagliare, sì, 16,8, quindi così. In questo modo qua, ok, idem da questa parte, dietro la lascio tutta così, magari, quindi faccio 11,6, perfetto, per, tengo di qua, 16,8, ok. Perfetto, ora vado ad arrotondare i miei angoli come sono qui. Questo lo metterei così, quindi in questa parte. Chiaramente, se non avete l'attrezzino, lo potete tranquillamente fare a mano, non è una cosa complicata. E invece questa voglio metterla così, quindi vado a piegare qua, a tagliare, a costellare gli angolini qua, ok. Anche in questo caso vado a bordare con il mio distress nero tutte e due le mie paginette, perché essendo molto chiare mi piace proprio l'effetto che dà con il col bordo nero intorno, così, una e due, e poi le andiamo a incollare. Passate proprio molto 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 velocemente, così, ok. Ora andiamo a incollare con la nostra colla, sempre la nostra colla, questa no, era quella finita, quindi questa. Tra l'altro vi permette anche di riposizionare un po' se sbagliate, ecco, vedete che volevo lasciare un pochino del bordo nero. E idem da questa parte qua, anche qua lasciamo il bordino che si veda così, ok. Attacchiamo bene e anche il secondo quadernino è decorato, così rimane decisamente più bello. E questi sono i miei due quaderni. Praticamente dobbiamo andarli ad inserire nei nostri elastici, quindi uno così e quindi due,
in questo modo qui. Il nostro elastico per chiudere, e direi che le dimensioni della nostra copertina sono perfette. Diciamo che a me piace già così, semplice, senza andare ad attaccare nient'altro, però per renderlo ancora un pochino più particolare pensavo di fare una cosa del genere, di mettere una chiavettina qua, questa è una chiave di metallo, un accessorio che adesso io ce l'ho giusto per abbellire ancora un po'. Proviamo a vedere come viene, secondo me viene carino, anche se ripeto, già finito così vedete che secondo me fa il suo effetto, eh? Però giusto per esagerare così, sì, esatto. Visto che c'è il mio centrino, se mettiamo anche un pizzo non è male, una cosina così, perché ricorda un po'. Ok, quindi abbiamo la mia chiave col pizzo. E poi volevo ancora fare una cosa. Allora, volevo passare questi. Sono due pizzi come quello che ho usato per il fiocco e un altro, un nastrino verde. Volevo provare a semplicemente farli passare qui. Allora, ne mettiamo uno sull'altro e li facciamo passare in questo elastico qui del... Vediamo un po'. Ok. Semplicemente così, teniamo a metà, li annodiamo in questo modo qui, forse non è neanche il caso di fare il nodo, però li mettiamo così, ok, che fanno giusto un pochino di motivo, ok, così, mi piace, per dargli giusto un pochino di movimento. E questa è la nostra Midori finita. Direi che il risultato, partendo da un sacchetto riciclato di carta, non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere nei commenti, ma non è male. La vediamo di nuovo aperta con le nostre due, con i nostri due libricini. Volendo si poteva ancora arricchire con stencil, con cose strane, anche l'interno, ma ripeto, ho voluto fare proprio una cosa molto semplice, proprio perché in questi giorni so benissimo che è un po' difficile reperire il materiale, e quindi non volevo fare un qualcosa di troppo complicato che poi era difficile da riproporre. Invece così sono cose, avete visto, molto molto semplici, e quindi lo possono, penso insomma che tantissime di voi possono provare a riprodurlo. Spero di aver fatto un video che vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande, come al solito scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettermi un like e anche di lasciarmi un commento, così almeno saprò se mi sto muovendo bene in questo periodo così un po' particolare. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti, un abbraccio fortissimo a tutti, visto che virtualmente lo possiamo fare, e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!